Quel no al cemento, sì agli alberi, dichiarato a gran voce da quanti hanno firmato l'appello Mare di Verde per Pescara contro la realizzazione della sede unica della regione nell'area di risulta, è già espresso nel verde brillante del pallone che volteggia in cielo proprio in corrispondenza della sede storica del dopolavoro ferroviario, per chiamare a raccolta cittadini, associazioni, artisti e politici che oggi partecipano alla grande maratona organizzata per ribadire che l'area di risulta deve essere il nuovo Mare Verde per Pescara e non l'oggetto di un ulteriore cemento. Come spiega Massimo Palladini, presidente della sezione pescarese di Italia Nostra. Questa è un'area che è stata acquisita per fare il grande parco di Pescara. Al momento del suo acquisto, delle trattative a Roma, questo fu il grande tema. Hanno provato per 30 anni a fare progetti contraddittori, mai sufficientemente calibrati, eccetera. Oggi siamo ad una stretta, diciamo, no? Un bivio. Da una parte ci siamo noi che diciamo facciamo finalmente il grande parco per cui quest'area è evocata, ci sono i denari, ci sono gli scanziamenti, 17 milioni di euro, facciamolo subito e facciamolo un elemento di rilancio dell'area centrale di Pescara che è in crisi e invece questo luogo di aggregazione può essere veramente un'occasione di rilancio. L'altra proposta è quella di fare un palazzo per uffici dove verrebbero impiegati, verrebbero gli utenti, verrebbe ulteriore traffico, verrebbero ulteriori parcheggi per andarsene alle 5 e cioè praticamente lasciare l'area desertica come è adesso. E quindi noi siamo contrari e vediamo in questa giornata che sono molti quelli che ci seguono e ci danno ragione e faremo valere questo punto di vista e questa opinione. L'appuntamento che i firmatari dell'appello Un Mare Verde per Pescara si sono dati nella sede del dopolavoro ferroviario andrà avanti per tutta la giornata con dibattiti, incontri scientifici ed esibizioni musicali e artistiche per ripensare al futuro di un luogo che negli ultimi 30 anni è stato oggetto di varie progettazioni, ma che per molti deve essere semplicemente il luogo di una rinascita verde della città, come ribadisce Simona Barba, autrice e conduttrice del programma Le Pine su Radio Città con Isabella Micati. Questa è una festa di partecipazione, quella che noi stiamo cercando di dire a gran voce, ma comunque da anni, come coordinamento Salviamo gli Alberi, che sono anche tante associazioni che sono presenti qui con noi oggi, è che c'è bisogno di partecipazione. Questa è una festa in cui tutti hanno la possibilità di raccontare la propria visione. Una decisione di questo tipo non può essere calata dall'alto. Abbiamo del materiale anche dato da un gruppo di architetti, SOS for Life, che ci spiega come si fa il desealing, cioè la decementificazione. Gli artisti sono tutti con noi e abbiamo dovuto fare un programma strettissimo. Infatti abbiamo Miria Ricordi, Domenico Imperato, i 99 Cosse, il quartetto The Folk Tellers, un Duccio. Avevamo anche altri artisti che volevano venire con noi perché c'è tanta voglia di partecipare e quindi questa festa è per noi, per la città, per la voglia di dire la nostra.